chiuso. Proviamolo a chiamare. Pronto? Lino Nostro Linus? Sì, pronto, con chi parlo? Sono Veronica, abbiamo appuntamento qui per l'intervista. Infatti, guarda, io ti sto piando di casa perché dico vado o non vado. Cioè, queste cose insomma, a me non è che mi piacciono tanto comunque. Comunque, se è stato, insomma, ti chiedo scusa e adesso sto arrivando. Ok, ti aspetto. Per gli amici di Facebook, Pasqualino Nostro Linus, classe 1955, nato al binario 1, così lui spiega, nella località di Praia a Mare. È molto conosciuto sul territorio cosentino per aver ricoperto diversi ruoli: fotografo, cameraman, musicista ed artista. Alla sua verve ironica si contrappone un sottile senso mistico della vita. Crede che dietro ogni fatto ci sia un segno divino, infatti il suo motto è: c'è una crepa in ogni cosa e da lì entra la luce. Espertissimo in tecniche per scongiurare le catastrofi naturali, come ben visibile in questo video che spopola sui social, dove lo vede alle prese con una tromba d'aria marina che cerca di spezzare grazie all'utilizzo di due chiavi collocate sulla corteccia di un albero. Chissà se la missione sia andata a buon fine. Nato al binario 1, che significa? Allora, significa che la prima casa che c'è vicino alla stazione di Praia, il primo treno a Praia è fermato nel 1900, erano le case dei nonni, poi c'è mio padre e poi ci sono io. Allora, cioè, che è la prima casa, che è il primo binario, perché c'era un binario solo, io ho detto che sono nata al binario 1. Se tu credi nella morte? La vita fa parte della morte, signore, in te spero. Allora credo io che c'è qualcuno, o si chiama Pasquale, o si chiama Nicola, o si chiama Francesco, qualcuno il mondo l'ha creato. La tua preghiera? Ne hai tante o ne hai una specifica? Le solite cose che ti ingendono quando vai a catechismo. Ave Maria e Padre Nostro. Esiste l'invidia, secondo te? L'invidia c'è, però certe volte ce la creiamo noi la cosa. Il malocchio, invece? Il malocchio non lo so se sono cose che ci devi credere o meno. Tu prendi un piatto, ci metti l'olio, poi io ti faccio dei segni sulla testa. Sì. Acqua e olio non si mischia. Allora che succede? Quando cade l'olio e si spande, c'è l'occhiatura. Tu hai mai subito, percepito il maligno? Penso di no. E il benigno? Perdona una cosa, io nella mia vita mi sono messo un nome. Sì. E questo nome è Scopino di Gabinetto. Scopino di Gabinetto perché servono le persone, non è che se ne approfittano, dici. Non è che approfittano, mi serve quella cosa e poi ciao, ti saluto. Vedi dei segni in ogni cosa, giusto? Infatti hai una frase specifica che dice proprio questo, che in una crepa, o meglio, c'è una crepa in ogni cosa e da lì esce fuori una luce. Che significa? Anche che vedi una nuvola, no, io ci vedo forse un elefante e tu non ci vedi niente, però se ce lo vediamo tutti e due l'elefante è pericoloso. Hai fatto tanti lavori? No, tassista. Ma ne manca qualcuno? Barista, parù di Praia a Mare, ceramista, fotografo, cameraman, gli strumenti che sono sempre a modo mio, infatti sulla fisarmonica c'è scritto tu ti cantesi, sonesi e abballesi puro. Creare cosa significa? Sapevo lo studio fotografico, visto che non mi pagava nessuno, io mi sono inventato una scritta. Lavoro per passatempo. Il tempo è denaro, chi mi paga è molto raro. I rari sono tanti, pagatemi tutti quanti. Tra parentesi, in contanti, si fa per dire il fotografo. Se io ti regalo una cosa, tutta cosa, se li accetti perché te l'ho regalata. A cuore. Cioè io te lo concordo, però tu questo che mi ha dato? Quando vai fuori qua la butti. Perché è Lino Russo, non Torino, se invece ti ha dato Michelangelo che carpeta era, no, non lo so se l'ho buttato. Ma Michelangelo adesso è famoso, magari lo sarai anche te. No, guarda, guarda te. Ma quasi famoso.
cosa esprime questa scultura? Si vede una Madonna, vedi? Sì, la vedo. Si vede questa Madonna. Ora fai Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, che si vedono le donne. Metti frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, mani, questo che prega, sì. Peccatori, questo con la mela, peccatori della nostra morte, amen, che sarebbe poi sto mondo con sta croce. Proviamo questo libro delle risposte, lo devo accarezzare, devo pensare qualcosa? Devi pensare, e poi lo apri, che c'è scritto? È sicuro, sia entusiasta.